Benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo sul Minecraft PE Ita. Allora ragazzi, da come noterete ho cambiato skin. Però ragazzi, vi faccio questa proposta: se volete se volete la vecchia skin, continuerò a usare quella skin. Se invece volete questa skin, quindi lo cambierò. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete la vecchia skin oppure volete questa qui. Allora ragazzi, in questo episodio modelleremo il portale del Nether, che ovviamente l'ho messo in quella maniera dallo speciale dei 50 iscritti. Oggi lo cambieremo, lo faremo un tempio per far sembrare un tempio per quel portale che ci porta direttamente nel Nether. Quindi ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, ho preso tutta la roba, quindi boh, dobbiamo distruggere il portale e prendere l'ossidiana e iniziare a creare questa specie di totem, cioè no, in realtà, tempio, in realtà sarebbe tipo un tempio con il portale al centro. Quindi devo finire, vabbè, però lo stavo distruggendo, mi sono mosso per sbaglio. Comunque ragazzi, se volete altri video della Minecraft Vanilla, scrivetemelo qui sotto nei commenti e io vi porterò più video al giorno, perché insomma noto che portarvelo solo una volta a settimana potrebbe, insomma, non è che sia tanto piacevole. Quindi se volete Minecraft Vanilla due o due volte a settimana, oppure qualche uno in più, oppure credo, fatemi sapere qui sotto nei commenti quando ne volete, dobbiamo almeno raggiungere, superare i 5 like. Una volta raggiunto i 5 like, vi porterò più video su Minecraft Vanilla. Quindi se noi raggiungiamo, io vi porterò Minecraft Vanilla più spesso. Quindi finiamo di distruggere il portale, quindi aspettate un attimino, ci vediamo tra poco appena ho distrutto tutto. Ok, tipo così, questa sarà la scala da dove sarà il portale, quindi, anche se in realtà ne ho fatto di 4, quindi sì, il centro dovrebbe essere tipo una roba di questo tipo. Allora, facciamo distanza di 6 blocchi, quindi sono 4 blocchi, 5, eccolo qua la sesta. E da qua in poi ci mettiamo l'ossidiana, che partirà da qui e qui, dato che il portale è fatto di 2 blocchi. Quindi lo facciamo una cosa di questo tipo, lo chiudiamo, più che altro evitiamo anche di cadere, perché potevo cadere. Quindi giriamo da questa parte, anche perché lì verrà messo l'ossidiana. Quindi mettiamoci direttamente l'ossidiana qua. Ok, tipo una roba di questo tipo dovrebbe essere. Vediamo un po'. Dovrebbe essere questa la forma di portale. No, sempre più minuscolo l'ho fatto. Quindi c'è qualcosa che ho sbagliato. Forse mettendoci questo. Aspettate ragazzi, ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, ho sistemato il portale, i blocchi li tolgo off camera, perché prima cosa dobbiamo vedere se si accenderà o no. Allora ragazzi, qui dobbiamo fare un'altezza tipo così. Allora, anche l'ho messo dietro così, se noi usciamo dall'altro lato evitiamo anche di cadere, perché c'è sempre la possibilità che quando noi torniamo qui nel mondo normale, c'è sempre la possibilità che noi andiamo da quest'altro lato, posto che tornare da dove siamo entrati. Quindi spacchiamo anche di qua, quindi facciamo una cosa di questo tipo, di distanza in questa maniera, e da qui in poi dovremmo forse fare delle specie di totem, cose varie. Quindi no, in realtà qui ho sbagliato a mettere il blocco, quindi aspettate un attimino. Ok, c'ho altri pezzi di blocchi, l'importante è questo. Allora, mettiamo questi qua e ci dovremo essere.
E da qui in poi, insomma, potremo metterci tipo strutture varie. Allora, cioè non è proprio tanto grande questo posto, però lo potrei farlo ancora di una grandezza, non è che ci sia dato un problema. Quindi, mettiamo un po' a fare un po' così, facciamola di distanza di, ecco, di un altro blocco. No, lo andiamo a finire contro l'albero, quindi io direi che tra l'altro è simmetrico. Sì, è simmetrico. Si dovrebbe essere qua. Quindi ho sbagliato. No, aspetta, perché ho messo un blo questi blocchi in più. Quindi è anche un po' per questo motivo per cui è simmetrico. Quindi ora lo spacco e dovremmo esserci. Ora ci dovremmo essere forza essere simili. Perché ci sono tre blocchi e qui due. No, allora mi sa che dobbiamo. No, in realtà potremmo fare. Aspettate ragazzi, stiamo un attimino. Ok ragazzi, allora ho deciso di metterci l'andesite perché insomma ritengo che sia un blocco abbastanza carino da fare. Quindi finiamo un po' di fare anche da quest'altro lato. Ovviamente sopra cosa andremo a fare? Aspettate che prendo i blocchi, uso l'andesite levitata. Salendo, ci ho messo il netherrack con la quale faremo una cosa di questo tipo per rendere più omaggio a questo luogo, dato che insomma è il portale del nether. Quindi adesso scendiamo e incominciamo dall'altro lato. Poi ovviamente ok, lo stavo anche finendo qua più che altro. Avevo anche i blocchi nella cesta, solo che non mi ricordavo che avevo lì dentro, quindi sono andato a cercare se avevo anche i blocchi. Quindi mettiamo qua e mettiamo anche di qua. E da qui in poi ci dovrebbero essere, ci dovrebbe, dovremmo metterci un altro strato. Quindi da qui in poi dobbiamo partire da questi blocchi in qua. Solo che il problema è che non so quanti blocchi ne sono. Sei blu. 7 blocchi e questi quanti ne sono? 1, 2, 4 e 5, perfetto, sono 5 blocchi questi, quindi eravamo quasi. Quindi prendiamoci il quarzo, saliamo, dovremmo essere sempre di 5 e adesso dovremmo essere alla pari con quello, giusto? Aspettate un attimino ragazzi. Ok ragazzi, allora ho deciso di cambiare qualche cosa, cioè quindi ci metterò le laste di pietra che insomma fanno un altro colore a posto sempre di questa pietra. Inoltre ragazzi sono andato un po' a prendere della sabbia e farla diventare vetro e metterla addosso a queste perché non ero sicuro che il fuoco non sarebbe andato a finire negli alberi che tanto qui da come vedete sono pieni di alberi, quindi c'è il rischio che poteva bruciare. Quindi più o meno dovrebbe essere di qui, anche di qua, e anche di qui, e anche qui. Quindi vediamo un po' che sono 1, 5, 6, 7. Poi più il blocco di netherrack, quindi 1, 2, 3, 6, 7. Ok, da qui in poi dovremmo esserci, giusto? Sì. Quindi mettiamoci l'andesite agli angoli, quindi facendo una cosa di questo tipo, e poi sostanzialmente iniziamo a metterci per prima cosa il vetro agli angoli, in più mettendoci questo blocco, accendendo poi tra l'altro il fuoco e metterci un pezzo di vetro, così può evitare di uscirne fuori. Usiamo il piccone di diamante che tanto è l'unica maniera. Ok, ci siamo un po' scancellati, però vabbè. Altra cosa che non vi ho spiegato, ragazzi, è che se noi mettiamo gli ingotti di ferro qui, ci daranno questa roba qua, che boh, il nome non me lo ricordo, però cioè con quelli potete, tipo, funzionano come quei ingotti d'oro che vi danno i pigmen,
mini golde di oro per poi farli tutte e nove creare un ingotto d'oro. Quindi una roba di questo tipo, e si può cuocere la roba di ferro che insomma non usate più, insomma se avete roba di diamante o cose varie, se poi vi servono ancora, insomma vi consiglio di non usare di cuocere l'arma in cui è fatto il ferro, però boh, non so se può funzionare con le altre, però credo che funzioni solamente con le spade, tipo il piccone pure, perché per il momento ho provato solo con la spada. Quindi mettiamoci le laste di pietra, che qua me l'ero scordata di metterli. Quindi ci manca solamente questo punto qui. Quindi ci vediamo tra poco. Allora ragazzi, allora saliamo qui sopra. Ok, ci dovremmo essere, sì. Mettiamo questo blocco di vetro qua, e tra l'altro manca un blocco per qui. Fantastico, proprio, ho calcolato proprio bene. Quindi ora mi tocca tornare giù e andare a cuocere un altro pezzo di vetro, cioè di sabbia in realtà, più che altro. Quindi torniamo direttamente a casa e andiamoci a prendere l'ultimo pezzo di vetro. Ci dovrei avere qualche cosa nell'inventario per cuocere? No, non c'ho niente. Quindi aggiungiamo qua. Andiamo direttamente in cantina. E vediamo un po' cosa ci possiamo trovare al suo interno. Allora, ovviamente ragazzi, ho rimesso un attimino questa, poi ovviamente la ricambierò. Perché insomma alcune cose non ne sapevo, quindi ho dovuto per forza usare così. Però nel prossimo episodio, cioè, eviterò di usarla, anzi mo la modifico. A tra poco. Da constatare il fatto che era già in quella versione del classico, dell'inventario classico, e io mi confondo molto bene con quello del pocket. Quindi rimettiamo, vabbè, lo metto dopo a posto off camera, che per il momento che non ho molto tempo da perdere per la sabbia. Andiamo a cuocere quest'ultimo pezzo di sabbia che ci manca l'appello. Eccolo qua. Comunque ragazzi, vi faccio questa proposta che secondo me per voi potrebbe anche piacere. Allora, dato che insomma ci sono queste feste di Pasqua più che altro, e tra l'altro vi auguro anche buona Pasqua in questi giorni. Allora, innanzitutto ciò ce l'andiamo a portare. Vi dico una cosa: in questa settimana usciranno due video, quindi spero che per voi vi possa piacere il fatto che ci saranno due video al giorno, o se no continuiamo normalmente con un video al giorno. Quindi insomma scrivetemelo qui sotto nei commenti se volete due video al giorno. Quindi vediamo qui, dovrebbe aver già finito infatti, tanto era un pezzo di vetro, non era che erano milioni. Quindi torniamo immediatamente laggiù. Sto facendo avanti e indietro, però boh. Un po' così si deve fare. E mettiamo l'ultimo pezzo di vetro. Più che altro adesso agli angoli del portale non ci lascerò questa specie di lato in vuoto. Ovviamente ci potrei mettere delle chest dove. Prima cosa, prima di. Ok, accendiamo il fuoco e mettiamo il blocco di vetro qua. E togliamoci questo qua, che ora non ci serve più. E così è fatto. Quindi, mo, l'ultima cosa da fare è metterci le slab di quarzo. E bensì, le ho craftate prima. Ed è meno male che l'ho fatto, altrimenti qua rimanevamo un po' senza. Quindi, mettiamoli agli angoli sia di qua che anche di qua. E gli altri due, però vabbè, li metto agli angoli così per fare un po' più figo. Vabbè ragazzi, io direi che questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Spero che questo tandem vi possa piacere. Noi ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete due video al giorno. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.